Ciao a tutti! Oggi con questo video tutorial voglio farvi vedere come si realizza questo particolarissimo bauletto. È un bauletto realizzato con un filato fantastico della Tesseland, che è il filato Soffio, che è un, un tubolarino, un tricottino tubolare leggerissimo. Quindi la vostra borsa sarà splendida e leggera ed è a questo particolare scintillio che lo rende veramente un, un, un filato davvero unico e speciale. Il progetto è nato da solo, nel senso ho iniziato a rivestire una rete e dopodiché la lavorazione mi ha ispirato eh, questo, questo tipo di bauletto che secondo me è veramente molto 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 originale. Bene, abbiamo chiacchierato anche troppo, andiamo subito a vedere cosa occorre e come si realizza il nostro magnifico bauletto. Per realizzare la nostra magnifica borsa abbiamo bisogno di questi materiali. Allora, i manici. E, e questi materiali li prendete tutti dalla Tessiland. Eh? Questa borsa è stata realizzata completamente con i materiali della Tessiland. Io ho preso questo manico che è fantastico con eh, l'effetto pizzo: sembra che abbia il pizzo ingabbiato all'interno della resina. Ed è veramente molto, molto particolare. A me era, è, è, è piaciuto moltissimo questo questo tipo di manico poi all'interno della, della pagina dove ci sono tutti gli accessori per le borse trovate veramente manici di tutti i tipi di tutte le qualità poi avete bisogno di un fondo per borse di questi da bauletto quindi questi mh, piccolini che sono adesso ve lo dico poi all'interno del tutorial comunque vi do tutte le misure eh? adesso non me le ricordo ma Ecco qui, è da 25 cm, esatto, 25 cm e lo prenderete di un colore. Io per la borsa ne ho usato uno nero, tanto va sotto, comunque potete eh, prenderlo del colore che preferite per la vostra borsa. Poi avete bisogno della rete e anche quella la trovate di tutte le dimensioni all'interno. Io ho, ora poi nel, nel box informazioni sotto il video vi metto tutti i link. Eh trovate dove ci sono gli accessori per le borse trovate tutto quanto anche la rete di diverse misure tra l'altro poi avete bisogno di questo filo che è un filo avete bisogno se lo volete prendere ma io ve lo consiglio perché a parte il fatto che una rocca dura veramente un'esistenza perché ce n'è tantissimo e poi è molto comodo per la lavorazione delle borse perché con questo tipo di filo voi potete fare delle cuciture pressoché invisibili Potete utilizzare in alternativa anche della lenza. Poi abbiamo bisogno di 24, eh, cerchietti, 24 eh, cerchietti di metallo. Io li ho presi in acciaio: ci sono sia in acciaio satinato che in acciaio lucido. E io li ho presi in acciaio satinato. Che questi qui servono. Sono molto eh, duri da aprire e servono per attaccarci i manici della borsa se voi volete attaccarli come li ho attaccati io se li volete attaccare in un altro modo questi non vi servono e vi consiglio questi per i manici perché quelli normali da bigiotteria non sono così resistenti quindi se noi questi li usiamo per i manici abbiamo bisogno che siano veramente ben resistenti per attaccare i vostri gancetti avete bisogno di due pinzette poi abbiamo bisogno di un ago da cucito di un ago da lana, anche questi qui sono i nuovi aghi da lana che eh, ha, ha riassortito la Tessilan, sono comodissimi, con l'asola mobile, l'asola morbida è molto grande mm, ci potete inserire veramente tutti i tipi di eh, filato all'interno e ci sono di diverse misure infatti io le ho prese. poi vi faccio vedere il, il, la recensione degli ultimi prodotti che sono arrivati dalla Tessilan che cioè c'è delle chicchette veramente favolose, poi avete bisogno di, di uno o tre gancetti per attaccare il ciondolo e quindi un ciondolo. Io ora avevo uh, questi ciondoli, io sono, lo sapete, chi mi segue un po' lo sa, sono amante delle cose molto, molto particolari, molto grandi. L'avete visto nella presentazione della borsa: questo va appeso praticamente sul davanti della borsa e quindi se Avete dei gancetti belli resistenti, ne basta uno. Se invece i gancetti sono normali, quelli da bisotteria, ve ne, ne corrono due o tre per, perché siate sicuri che il vostro fondo non si stacchi. Poi avete bisogno di una stoffa per fare la, per la fodera della vostra borsa, e poi il filato. Il filato è un filato che è un qualcosa di veramente. è una novità della Tessiland. Ed è un qualcosa di veramente fantastico. Ve l'avevo fatto vedere precedentemente in una recensione e oggi ve lo faccio vedere eh, lavorato. È un filato che, lavorarlo, è semplicissimo perché è morbido e leggero ed è un, veramente, si chiama soffio ma perché merita veramente il nome che gli hanno dato, perché è di una leggerezza indescrivibile, io vi vorrei far sentire quanto pesa la borsa, nulla, cioè è leggera, 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 e di questo io ne ho, ne ho utilizzati eh, circa tre poi avete appunto bisogno di un paio di forbici e di un po' di marca punti per marcare le, i vari punti di di giunzione. Questi sono tutti gli attrezzini che ci occorrono per realizzare la nostra splendida borsa. Andiamo subito a vedere come si realizza. Iniziamo la nostra borsa andando a prendere il fondo. Prendiamo un metro, partiamo dall'angolo, così, tratteniamo. Fermiamo, riratteniamo, giriamo ritratteniamo, giriamo così e ci rendiamo conto che il nostro bordo misura, cioè, scusate, il nostro fondo misura di circonferenza 75 centimetri Iniziamo. Partendo dalla parte più stretta della nostra reticella, prendiamo il nostro filato soffio, entriamo nella casellina destra, nella prima casellina destra, entriamo e facciamo prima di tutto una catenella, poi rientriamo e facciamo una maglia bassa. E procediamo con riprendere tutti i punti da maglie basse da ogni casellina, quindi entriamo nel quadrettino, agganciamo il filo, usciamo fuori e facciamo una maglia bassa, così, una volta che avremo terminato tutta la riga entriamo nuovamente nel quadratino angolare e ne facciamo ancora due di maglie basse per voltare la nostra rete. Così, quindi in tutti i quadratini d'angolo, ne faremo tre. Procediamo quindi a lavorare a maglia bassa in tutti i primi quadratini, quindi tutto il profilo, profiliamo tutto il nostro, tutta la nostra rete andando a fare maglie basse sino in fondo. Nella riga più lunga nell'angolino ne facciamo tre: lavoriamo questa, tre di qua e torniamo dall'altra parte, sempre lavorando a maglia bassa per tutto il profilo. Stavo editando il video, sistemando il video per pubblicarlo, quando mi sono resa conto che eh, la lavorazione di un pannello intanto, il galletto vi saluta di un pannello così grande sotto la videocamera mh, non era molto comprensibile. Allora, ho deciso di farvelo vedere. In dimensioni ridotte quindi il pannello l'ho ridotto, l'ho fatto più piccolino così voi potete vedere meglio i passaggi. Ovviamente li rapporterete alla grandezza del vostro pannello. Allora, innanzitutto andiamo a lavorare un giro iniziale che è un giro di maglia bassa nel bordo esterno nel perimetro esterno del nostro della nostra rete. Chiudiamo nell'ultimo quadratino con due maglie basse ci Congiungiamo la catenella che abbiamo fatto inizialmente con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a lavorare il secondo giro. Il secondo giro lo lavoreremo a punto catenella. Quindi entriamo nella maglia tenendo il filo sotto la rete, agganciamo il filo da sotto e facciamo una catenella. Così entriamo nella, nella casellina successiva, agganciamo il filo da sotto. E facciamo una catenella, casellina successiva, agganciamo il filo, lo portiamo fuori e chiudiamo una catenella nuovamente. Agganciamo catenella così fino ad arrivare alla, eh, al quadratino d'angolo. Arrivati al quadratino d'angolo, all'interno del quadratino lavoriamo una maglia, entriamo sopra dove abbiamo. Lavorato la congiunzione, agganciamo il filo e facciamo un'altra catenella, rientriamo nello stesso quadratino d'angolo e ne facciamo una terza. Praticamente dobbiamo rifare le stesse tre maglie per andare a riempire l'angolino. Quindi la prima la facciamo all'interno del quadratino, la seconda la andiamo a fare rubando la maglia. Ora ve lo faccio rivedere nella prossima, così ve lo spiego meglio andiamo nuovamente a lavorare a punto catenella fino ad arrivare al prossimo quadratino d'angolo ora siamo nuovamente a quadratino d'angolo entriamo nel quadratino così come facciamo sempre e facciamo il primo punto catenella il secondo punto in questo caso lo andiamo a rubare lo facciamo solo in questo caso perché non abbiamo altri quadratini oltre negli altri andremo a sfruttare il quadratino precedente ma poi lo vediamo quindi in questo caso entriamo nel, nella maglia angolare, raccogliamo il filo e facciamo il secondo, la seconda maglia bassissima, secondo punto catenella. Rientriamo sempre nel quadratino d'angolo e facciamo un'altra catenella. Così abbiamo coperto, abbiamo chiuso bene l'angolino. E poi procediamo in questo modo fino a terminare il giro. Nell'ultimo quadratino, quando ci ricongiungiamo, facciamo la maglia bassissima punto catenella normalmente poi entriamo anche in questo caso nell'angoletto tiriamo su e chiudiamo definitivamente proseguiamo con il terzo giro nel quale andremo a fare il punto doppio il punto doppio lo facciamo così entriamo nello stesso quadratino della del punto catenella precedente quindi nel quadratino che abbiamo lavorato prima entriamo all'interno di questo quadratino passando da sotto agganciamo il filato ed entriamo nel quadratino di fronte, quello che dobbiamo ancora lavorare. Catturiamo il filo e usciamo a questo punto, lavoriamo tutti e due i punti insieme. Così, rivediamo. Quadratino che abbiamo già lavorato, entriamo dentro, prendiamo il filo. A questo punto entriamo nel quadratino che dobbiamo ancora lavorare e chiudiamo tutto insieme. Quadratino già lavorato, prendiamo il filo, quadratino da lavorare, prendiamo il filo e chiudiamo insieme. E andiamo a lavorare in questo modo, vedete il punto è doppio perché si alza di un livello e andiamo a lavorare così fino ad arrivare all'angolino siamo ora arrivati al quadratino d'angolo entriamo nel quadratino e facciamo la prima maglia doppia entriamo questo punto nel quadratino d'angolo nuovamente nel quadratino eh, angolare del piano di sotto e lo facciamo un'altra volta entrando però questa volta nel punto accanto quindi entriamo qui rientriamo nel quadratino angolare e chiudiamo il punto così e procediamo in questo modo per tutto il giro Partendo dal presupposto che voi stiate utilizzando la mia stessa rete, quindi quella da un centimetro, adesso andiamo a lavorare in un determinato modo. Se invece voi avete eh, comprato o avete già in casa una rete più piccolina, il passaggio che facciamo adesso non lo facciamo. Quindi se avete la rete grande fate quello che faccio io adesso, se avete la rete più piccolina andate a lavorare direttamente il punto catenella nella, nella riga successiva. Chi ha preso come me la rete da un centimetro si ritrova ad avere dove ha lavorato il punto doppio negli spazi quindi se noi andassimo a lavorare direttamente la riga sotto rimarrebbe uno spazio immenso allora cosa facciamo? andiamo a lavorare il nostro punto catenella nella stessa, nello stesso quadratino quindi da qui fino alla fine del lavoro andremo a lavorare il punto doppio e nel giro successivo nella stessa riga andiamo a lavorare il punto catenella quindi andiamo a coprire il buchino in questo modo, lavorando il normalissimo punto catenella così quando arrivate all'angolo entrate all'interno del quadratino del, del giro precedente quindi all'interno di questo quadratino qui così raccogliete il filo fate il, il punto catenella e poi rientrate nuovamente nel, nel quadratino e fate il terzo così e procedete lavorando appunto catenella per tutto il giro in questo modo. Una volta che abbiamo terminato anche questo giro, il prossimo lo facciamo esattamente come prima: quindi andando ad entrare sopra, quindi sotto la lavorazione a punto catenella, quindi nella nel quadratino sopra e poi nel quadratino, nel quadratino vuoto sotto. Facciamo il nostro punto doppio quindi sopra agganciamo sotto, agganciamo e chiudiamo sopra sotto e chiudiamo. Questo lavoro lo proseguiamo sino a chiudere completamente il nostro pannello di rete. Ovviamente se avete la rete piccola farete un punto in un quadratino e il punto successivo nell'altro. Con la rete larga, come in questo caso, i due, le due righe di punti le faremo sempre nello stesso quadratino. Quindi in questo caso, noi adesso stiamo facendo il punto doppio, nella, nella riga successiva andremo a fare il punto, eh, il punto catenella, lo faremo sempre nello stesso quadratino e procedete così sino a chiudere completamente tutto il vostro pannello. Una volta che avrete terminato di ricoprire tutta la vostra rete, se, come nel mio caso, vi rimane il centro... Visibile quindi questa, questa righettina bianca che non da tutte le parti però ogni tanto appare. Andate a fare come, fa, come me e quindi chiudete completamente il tutto con una riga: l'ultima riga di maglia bassissima. questo modo chiude bene tutta, tutta la lavorazione, armonizza bene il tutto, così. Una volta che avrete terminato definitivamente di ricoprire tutta la rete, andate a tirare il cordoncino, lo tagliate, poi prendete un accendino, bruciate la punta in modo che non si sfili così poi prendete un ago da lana inserite il, il vostro filato nell'ago nell e poi lo fate passare nel piano di sotto così e lo fate sparire andando ad entrare come facciamo sempre quando facciamo sparire i nostri fili di lavorazione all'interno delle maglie dei punti già lavorati così non serve in molti perché tanto questa poi verrà coperta questa parte verrà coperta dalla fodera quindi 4 5 punti e poi tagliate così procediamo quindi con la realizzazione della nostra fodera quindi prendete la stoffa che avete deciso di utilizzare come fodera appoggiate su un piano così e poi mettete sopra la vostra lavorazione e andrete a tagliare per tutto il perimetro della, della vostra borsa a circa un centimetro dal, dalla fine della borsa in modo da poter cucire poi fare i rivoltare e cucire la, la fodera al retro della borsa tagliate la fodera e poi andiamo a cucirla insieme una volta che avrete tagliato la fodera a misura prenderete un pochino di filo trasparente, se utilizzate una fodera dello stesso colore del uh, filato soffio potete utilizzare anche un filato de, di un colore molto simile. Però vi consiglio per queste cuciture sempre o la lenza o que, questo, questo, questo filo di nylon molto 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 sottile che trovate in rocca. Sempre alla, sempre alla testa questi sono piccoli aiuti a, a, al nostro lavoro poi una rocca vi dura veramente un sacco di tempo perché il filo è sottilissimo vedete a malapena eh, eh, si vede è proprio sottile 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 ed è ottimo e comodissimo per questi lavori prendete poi il pannello della borsa lo rovesciate dalla parte, del, parte rovescia che sia da, verso di voi e invece la parte del diritto della fodera sempre verso di voi Leggermente la, il, il centimetrino di filato che avete lasciato per cucire e lo andate a portare a un mezzo centimetro dal bordo della borsa stessa, così dopodiché andate a cucirlo andando a prendere un punto dalla dal lavorazione all'uncinetto e un punto dalla stoffa. Fate un punto. Così, entrate nella lavorazione e nella stoffa so che molte di voi è la cosa che odiano di più è questa cioè cucire e pensate che io adoro cucire a mano mi piace tantissimo io forse l'unica cosa che odio fare veramente che quando la faccio proprio mi viene l'ansia è stirare proprio mamma mia detesto stirare però poi per il resto non c'è cosa eh, che non mi piace fare di creativo ci vuole anche il cucino lo stirare eh, perché anche stirare fa parte della sistemazione soprattutto quando si realizzano capi di abbigliamento però quella è una cosa che proprio non mi piace assolutamente ecco qui vedete con il filo Ora, ora eh, lo vedete perché brilla sotto la luce brilla. Però, una volta che voi avrete terminato di cucire, vedrete che si nasconde perfettamente. E procedete in questo modo a cucire, lasciando, come vi dicevo, questo mezzo centimetro, praticamente il primo eh, giro di lavorazione che abbiamo fatto. Lo lasciate libero. La parte invece del bordo laterale la dovete attaccare, proprio deve essere proprio attaccata la fodera, proprio uh, mh, rasa rasa, quindi la cucirete in maniera proprio unita. La parte da lasciare libera è solo questa, e quella di sotto. La parte laterale, le due parti laterali dovrete, dovete cucire la fodera proprio a filo bordo. Una volta che avrete terminato di foderare tutta la... Mh, Borsa, dalla parte del pannello della borsa andrete a realizzare il taschino interno della borsa con lo stesso filato facendo 18 catenelle e lavorando per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 righe a maglia bassa. Adesso vado ad individuare il centro esatto del pannello e vado a cucire il mio la mia taschino nel centro esatto del pannello. Quindi prendete la misura, individuate il centro e al centro cucite sotto di un paio di centimetri dal bordo cucite il vostro taschino e lo cucirete sempre con il filo trasparente in modo che non si veda la cucitura procediamo adesso prendendo il fondo della borsa e andiamo ad individuare il centro dopodiché lo marchiamo in questo caso io l'ho marcato con una matita facciamo la stessa cosa con il pannello lo pieghiamo a metà per individuare il centro dopodiché andiamo a segnare con un filo poi lo mettiamo per un attimo da parte e andiamo a lavorare sul fondo della borsa. Andiamo a prendere un uncinetto più piccolino della, di quello usato per la lavorazione perché sia più comoda la ripresa dei punti nel fondo della borsa. Entriamo nel primo foro angolare: è uno dei quattro fori angolari, e con, sempre con lo stesso filato andiamo a recuperare tre maglie, quindi una rientriamo nello stesso buco e facciamo questa volta una maglia bassa. Rientriamo per la terza volta e nuovamente un'altra maglia bassa. Ora, essendo più piccolino, l'uncinetto entra meglio nei, nei buchi. Magari è un po' più difficoltoso eh, la, la realizzazione dei punti, però neanche più di tanto. Eh. Poi entriamo nel buco successivo e in nei buchi lineari. Ne lavoriamo due di maglie basse, quindi una rientriamo e due. basta che vi aiutate poi con le, con le mani entriamo nel buco successivo magari lavorate con uncinetto preso a coltello che è più comodo buco successivo agganciamo una maglia bassa rientriamo agganciamo tiriamo su a livello e due maglie basse e procediamo in questo modo sino al termine una volta terminato di bordare tutto il fondo della borsa inseriamo nuovamente l'uncinetto, quello grande e andiamo a chiuderci nella, nella prima maglia che abbiamo fatto con una maglia bassissima tiriamo un po' il filo e andiamo a recuperare il centro avevamo marcato, allunghiamo magari la marcatura con la matita in modo che, che sia bene... Visibile da tutte le, due le parti, dopodiché andiamo ad unire il centro del pannello con, con il centro della fondo, del fondo e lo possiamo fare tranquillamente anche con, il, con lo stesso filato. A questo punto, accostiamo, ve lo faccio vedere così perché almeno si riesce a vedere meglio, accostiamo il fondo della borsa al, al, al pannello. Entriamo. Vedete qui abbiamo due costine, una e una due, entriamo nella costina superiore del punto, questa, e in quella inferiore del punto corrispondente del pannello, quindi queste qui sono una e una due costine, entriamo in quella inferiore e andiamo a chiudere in questo modo. Stessa cosa nel punto successivo, quindi costina inferiore, queste sono le due costine, una e una due. Entriamo in quella superiore della del fondo della borsa e invece in quella inferiore del pannello. Così. E chiudiamo. Quindi costina superiore del fondo della borsa, costina inferiore del pannello. Chiudiamo le due costine e poi la maglia e procedete in questo modo chiudendo tutta la borsa. Poi, ovviamente, quando arrivate all'angolo, piegherete la lavorazione in questo modo e procederete col cucire tutto quanto il fondo al pannello. Probabilmente, quando unirete il fondo al laterale della borsa, eh, nel, nel pannello della, del laterale ci saranno più punti. Quando vi ritrovate ad avere più punti, eh, vi si accavalleranno due punti. Fronte a un punto del fondo della borsa, rientrerete nel punto da dove avete fatto la, la prima unione. Quindi, la prima maglia rientrate nella prima maglia del, del laterale e nella maglia successiva della, del fondo. In questo caso, vedete punto e punto, e vado avanti. In questo caso, ho. Il punto di fronte all'altro e quindi posso anche andare nuovamente avanti. Vedete? Quando vi succede invece che avete due punti, ecco qui c'è un altro punto, io però qui non ho il punto corrispondente e allora cosa faccio? Rientro nel punto in modo da ovviamente uniformare tutti i punti perché noi ne abbiamo ripresi solo due nei, nel fondo di punti sulla, in ognuno dei buchini nel laterale sono uno dietro l'altro quindi ovviamente in qualche caso vi, vi costringerà la lavorazione stessa a dover utilizzare due volte un punto del laterale quindi quando vi ritroverete un punto in dislivello rientrate nel punto precedentemente lavorato una volta che avremo terminato di cucire tutto il fondo della borsa al pannello ci rimane di chiudere il davanti quindi prendiamo sempre il nostro rago da lana, il nostro filato, ne tagliamo un pezzetto abbastanza lungo e procediamo con l'unione della lavorazione. Per unirla facciamo in questo modo, entriamo nel primo punto da questa parte, lasciamo dentro un po' di filo che ci permetta poi di inserirlo all'interno e ovviamente andiamo ad unirci. Il punto corrispondente dalla parte opposta andando a prendere tutto il punto sotto, così tenete con il, con il dito il filo sotto in modo che potete tirare bene. Ora rientrate nel punto accanto però prendendo tutte e due, vedete, i, le asoline del punto. Le prendete tutte e due. Ed entrate nel punto corrispondente di fronte, quindi qui e tirate. Praticamente la cucitura deve essere invisibile. Dobbiamo cucire in modo che rimangano così i, i, le due, i due lati. Quindi adesso entriamo nel punto accanto a, a, abbracciando, cioè passando sotto praticamente il punto, ed entriamo nel punto corrispondente di fronte prendendo anche qui tutti e due punti sotto. E tirate. E procedete in questo modo sino che non avrete unito tutto. Quindi punto sotto, successivo, e punto sotto, dall'altra parte, dall'altro lato. E tirate. punto accanto e punto accanto dall'altra parte e procedete così sino che non avete chiuso tutta tutto il davanti della borsa una volta che avremo terminato di chiudere completamente tutta la nostra borsa procediamo con la realizzazione delle patte della parte superiore della borsa e andremo a lavorare andremo a dividere con dei marcapunti con quattro marcapunti angolarmente Individuando la stessa quantità di punti per il davanti, per il dietro e per i laterali, io per il davanti e il dietro ho 24 punti nei laterali ne ho 12. Quindi vado a riprendere inizialmente i primi 24 punti della parte anteriore della, del lavoro così, però invece di entrare in tutto il punto, io entro dovevo il marcapunti eh. e invece di entrare in tutto il punto qui abbiamo tutte e due, due asoline io entro nella asolina che va verso l'interno o l'esterno del lavoro a seconda di come lo vedete entro faccio una catenella aggiuntiva rientro dentro e faccio una maglia bassa e procedo andando a riprendere tutti i miei 24 punti sempre lavorando nella costina lasciando questa costina deve rimanere fuori e questa qui quella che va verso l'interno Andiamo a lavorare la maglia bassa, quindi così, non questa, entriamo proprio in mezzo al punto, così, e prendiamo solo la costina e riprendiamo tutti e 24 i punti. Una volta che avremo terminato di lavorare la, la ripresa dei punti, procederemo con lavorare altre tre righe a maglia bassa, quindi in totale saranno quattro. Quindi voltiamo il lavoro e riprendiamo la lavorazione andando a lavorare la prima maglia bassa. Direttamente nel punto quindi senza fare catenelle volanti, facciamo direttamente la maglia bassa subito nel punto sotto e procediamo con il lavorare tutta la riga sino in fondo, e poi ne facciamo ancora due, quindi in totale saranno quattro. Una volta che avremo terminato di realizzare la quarta riga, andiamo a tagliare un pezzetto di filo abbastanza lungo che ci permetta, poi di unire il, eh, il bordino al, al laterale della borsa. E fermiamo adesso prendiamo la calamitina e prendiamo la parte della calamitina quella con la parte eh, concava mettiamo dritte le, le due alette e andiamo ad individuare il centro contando 12 maglie quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 il centro è qui e andiamo in questo punto Saltiamo la prima riga, nella seconda ad accavallarci con le due alettine in mezzo a due maglie, proprio in questo modo. Mm? Ora rovesciamo, prendiamo la piattina, la appoggiamo e inseriamo in mezzo alle due alette e poi con le pinzette, come facciamo di solito con questo tipo di chiusure, andremo a chiudere le alette sulla piattina, una e poi lo facciamo ovviamente anche con l'altra raddriziamo e blocchiamo ora in questo caso non c'è bisogno di fare ulteriori eh, modifiche coperture perché questa parte verrà cucita all'interno della borsa e non si vede più quindi prendiamo l'ago togliamo il marca punti andiamo poi a contare quattro punti dal bordo 1 2 3 4 e andiamo anche in questo caso a fissare lavorando nella costina questo qui è tutto il punto con le due costine, noi andiamo a lavorare solo sulla costina che va verso l'interno della borsa, quindi entriamo così nel, nel punto corrispondente e chiudiamo punto esterno del punto di fuori e tiriamo punto punto Quindi prendiamo il punto, ci agganciamo all'angolino, tiriamo poi rientriamo all'interno, passiamo sotto e andiamo a fare sparire il filo di lavorazione così come abbiamo fatto con tutti gli altri fili. Prima però in questo caso è meglio fare un piccolo nodino o anche due per fermare bene così, e poi andate a fare sparire Riportandolo verso l'esterno usciamo in qualsiasi punto e entrando nei punti lavorati delle maglie basse. In questo caso lo possiamo fare in maniera tradizionale, quindi facendo sparire come facciamo sparire sempre: facciamo entrare dentro 4, 5, 6 punti a seconda di quanti punti volete per essere più sicuri. Lo fate passare poi allargate un po' la lavorazione in modo che si distribuisca bene il filo, e tagliate. E lo stesso lavoro lo fate da questa parte una volta che abbiamo terminato di realizzare la parte anteriore procederemo con la realizzazione della parte posteriore facciamo esattamente nello stesso modo quindi andremo a riprendere le nostre maglie e invece però di lavorare solo quattro righe di maglia bassa ne lavoreremo 11 una volta terminate le 11 righe a maglia bassa, procediamo col tagliare e fermare il filo e ci andiamo ad agganciare nella prima maglia della pattina e andiamo a lavorare a punto gambero, quindi entriamo nel punto indietro, agganciamo il filo, lo tiriamo su e lavoriamo una maglia bassa al contrario, praticamente così. Quindi entriamo nel punto indietro chiediamo su maglia bassa. Punto indietro, maglia bassa, punto indietro, maglia bassa. E questo lavoro lo facciamo per tutto il profilo della patina superiore del bordo e vi ricordate che qui noi abbiamo lavorato la ripresa dei punti l'abbiamo lavorata tutta in costa. Abbiamo lasciato questa costina esterna che andremo a riprendere tutta completamente a punto gambero. Quindi facciamo il profilo sia della parte superiore della pattina che della parte sottostante del bordo della borsa. Come detto, una volta che avrete terminato di bordare tutta la pattina superiore della borsa, andrete a bordare la parte esterna e, e andando, a pre, andando a prendere il punto la costina esterna del punto così e fate la vostra maglia bassa costina successiva maglia bassa una volta che avremo terminato di bordare tutta la, la, la pattina e, e il bordo della borsa eh, questa parte non va bordata è eh, la schiena diciamo della eh, la schiena della borsa non va bordata tagliamo fermiamo il filo Procediamo adesso a realizzare una piccola pattina nella quale andremo a sistemare la parte superiore della calamitina. Che fatta chiusura: facciamo una catenella di 3 maglie, 2-3 maglie e facciamo tre righe di 3 maglie. Quindi, nella prima volta, facciamo una catenella per dividere, 2 nella seconda maglia dell'uncinetto e 3 nell'ultima maglia che lo sapete io utilizzo il cappietto poi lo tiro poi volto nuovamente uno questa volta lavoro la maglia non faccio la catenella 2 e 3 e lo faccio per una terza volta quindi 1 2 3 poi catenella aggiuntiva tiro taglio un pezzetto di filo abbastanza lungo che poi mi aiuta a cucire così adesso prendo la parte della della calamitina quella convessa e vado a bloccarla esattamente come ho fatto con quella precedente metto la piattina, dopodiché vado a piegare le due alette sopra. Andiamo poi a fissare la pattina nella parte del rovescio della pattina in questo modo, facendo dei punti entra e esci, così, in modo che non si vedano dal di fuori. E fissiamo bene tutta la pattina, prendiamo poi le i gancetti tondi e le pinzette. Se riuscite ad agganciarvi la rete all'interno rimane, rimane molto molto più solida, non è difficile. Voilà. ora non ve lo posso far vedere perché non, non si vede, però lo sentite se voi inserite il dito all'interno, voi sentite la rete, entrate dentro e agganciate il primo gancettino con, con la con la rete, poi. Ne agganciate 2 eh? fate due gancettini quindi entrate nella stessa, nello stesso punto così e inserite l'altro, poi prendete le pinzettine e li chiudete. Ora io ve lo faccio vedere: vi faccio vedere un passaggio, e poi tanto i passaggi sono tutti uguali. Prendete le pinzettine e li stringete mi raccomando andate dal ferramento a prendere questi perché è importante che siano belli belli solidi eh? e quelli quelli leggerini non per questo lavoro non vanno bene perché deve reggere il peso di tutta la borsa così adesso prendete un altro gancetto lo allargate e lo fate passare attraverso questi due e lo richiudete un'altra volta uno così ne prendete un altro e fate lo stesso lavoro agganciate entrambe i gancetti precedenti e chiudete poi ne prendete ancora due e lo fate per la terza volta questa volta però andremo ad agganciarci anche la borsa insieme quindi uno prendete il manico della borsa e lo agganciate e chiudete prendete l'altro gancettino aprite, entrate prima nei due gancetti e poi sopra nel, nell'apertura del manico e chiudete, così. Vedete? Viene così. Ora lo fate da questa parte e poi ovviamente nella parte retro nello stesso identico punto. Ultimiamo la nostra originalissima borsa andando a mettere il ciondolo, quindi prendete i gancetti, li aprite e li inserite prima nella, nel ciondolo e poi sul davanti e li inserite nel primo punto gambero proprio quello so, centrale questo qui vi aiutate con le pinzette così ed entrate nel punto gambre in questo modo bene a questo punto la nostra bellissima borsa è terminata andiamo a vederla in un'altra posizione per ammirarla meglio ed eccola qui come si presenta la vostra borsa una volta che l'avrete terminata è veramente molto originale particolarissima dal tipo di filato e dal, dalla lavorazione da da come abbiamo sistemato il ciondolo centrale i manici è veramente unica è un bauletto veramente originalissimo che sicuramente poi voi arricchirete ed abbellirete ulteriormente rendendo il, il, il progetto unico e vostro e quindi veramente speciale Bene, a questo punto l'avete capito, il nostro tutorial di oggi è terminato. Io spero con questo di aver accontentato tutte le amiche che mi hanno chiesto la realizzazione di un bauletto un pochino diverso dal solito. Veramente voi mi avete chiesto la realizzazione di un bauletto, poi faremo anche quello tradizionale, ma questo è leggermente diverso dal solito e sono sicura che incontrerà il gusto di moltissime di voi. Detto questo, io vi ringrazio come al solito per avermi seguito. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial.